Pia, ti sei fatta male, amore? Oh, poverina. Allora, siccome ho capito che non riesco a farvi il video di pazza per la spesa, volevo farvi vedere che cosa ho comprato un po' di tempo fa da Tigotà per usare quei buoni che mi erano arrivati. E praticamente erano buoni che avevo trovato, preso da un concorso, mi erano arrivati da un concorso. Dove, eh? Cosa c'è qui? Sì, mettiti fuori. Stai tentando a non cadere, eh? Praticamente avevo comprato i Quasar e mi erano arrivati questi buoni. No, di Chantecler forse. E mi erano arrivati questi buoni che potevo usarli per comprare o Chantecler Vert o Quasar, che però non ancora, quindi non l'ho usato. Oppure un'altra cosa, ma non mi ricordo. Era questo. Arrivo un attimo. E vai a vedere se va bene. E praticamente vi faccio vedere, inizio a far vedere la prima borsa dove c'è il detersivo per i piatti. Ho preso questo qui dalla Chantecler, che ha il profumo di Marsiglia. Ecco. Ed è 500 ml. Fate conto voi che tutte queste cose che vedete le ho pagate, gli sconti erano da 1 euro a pezzo, e le ho pagate tutte in circa 29 centesimi, 19 centesimi, 35 centesimi, 59 centesimi, grazie appunto a questi coupon che elevavano 1 euro. E poi ho preso sempre Chantecler piatti, però questo qui è il profumo di arancia. Poi questo qui sapone da bucato al muschio bianco, quest'altro al Marsiglia, e poi ho preso Chantecler Vert ecodetergente per pavimenti, questo qui è i fiori di melo. E questo qui è per quanto riguarda la prima borsa. Nella seconda borsa c'è sempre quello per il bucato, Marsiglia e muschio bianco. Poi ho preso lo sgrassatore con candeggina, sempre della Chantecler, sempre la detersivo per i piatti e qua altro sgrassatore con candeggina. E poi invece nell'ultima borsina ho preso questo Chantecler Vert ecodetergente per il bagno, e poi gli altri mi sembra che sono sempre uguali. Ah, ma stavamo guardando qui dentro. Eh sì, poi gli altri sono nell'ultima borsa. Verde, rosso, detersivo per bucato e piatti. Queste cose qui, tutte quante usando i coupon che mi sono arrivati partecipando ai concorsi. Vi ricordo e vi lascerò il link qua sotto che se siete interessati a partecipare ai concorsi o comunque a saperne di più, potete seguire, iscrivervi al gruppo Facebook Risparmiando, dove vengono pubblicati tutti i link per i concorsi attivi. Ricordate di leggere sempre il regolamento prima di partecipare, anche più volte, perché una volta se sbagliate, poi non c'è modo di tornare indietro. Quindi bisogna stare attenti. E buon, quindi era tanto per farvelo vedere. Adesso vedo se fare qualcosina qua di sotto per dare un senso a questa casa, tanto visto che loro sono fuori, faccio qualcosa giù e boh, smetto di farvi vedere i detersivi perché penso che abbiate capito come sono. Ora la mamma sta cercando di levare la rotella di Giada, perché Giada ha imparato ad andare in bici senza rotelle. E quindi le stiamo levando. Ecco qua, le abbiamo levate tutte e due. Guarda, sei Faccio contenta? vedere. Un attimo, Giada, sei contenta?
Sara, Giada, sei contenta? Tantissimo. Sabrina! Dai, vai. Dai. Non guardare me, guarda dove vai che vai a schiantarti. Piano, perché i freni funzionano bene e ti schianti. Ciao, sei Brina? Sono capace. Mamma, sto avvidiando. Ferma. È stato bello, Pia? Pia, è stato bello? Sì. Bello. Davvero? Sì, ma...
dietro ci sono Sabrina e Giada. La cintura, bambine, l'avete? Guardate che io vi vedo anche se non vi vedo. Io me la sto allacciando. Dietro di me, come al solito, c'è Pia. Allora, oggi è stata una giornata veramente... e ancora non è finita. Comunque, come avete visto, abbiamo messo a posto le camere di sopra. Poi abbiamo pranzato. Manuel si è fatto la doccia. Ho fatto la doccia a... Pia, mi sono fatta la doccia io e abbiamo accompagnato Manuel alla festa di compleanno di un suo compagno, che erano all'aperto fuori, avevano una casa in mezzo al verde, in mezzo ai campi, in mezzo alle colline, quindi non c'è pericolo. E siamo andati a casa e i bambini hanno giocato un po' di sotto. Pia ha anche fatto un pisolino e intanto io ho ritirato, steso, ho fatto un'altra nuova lavatrice e ho scaricato e ricaricato la lavastoviglie. Stamattina ho fatto cuocere i broccoli anche per la cena, perché stasera mangiamo pasta e broccoli. E devo ricordarmi di scrivere a Maurizio se basta prendere una busta di formaggio, perché pasta e broccoli senza il formaggio secondo me non ha ragione di esistere. Adesso stiamo andando a prendere Giorgia e Nicole, perché Giorgia deve andare a fare le prove. Il borsone di Giorgia l'abbiamo preso? Sì, ce l'abbiamo noi. Siete sicure? Sì. Lo vedi adesso mentre ti sto parlando? Sì. Ok. E Giorgia deve fare le prove per lo spettacolo che farà il 2. E Nicole, visto che non aveva niente da fare, viene con noi. E aspetta, quando arriviamo giù, adesso no. E niente, poi più tardi bisognerà anche andare a prendere Manuel. Però prima ci fermiamo poi lì dove Giorgia fa le prove, che le fa dagli archi romani. C'è un parco giochi, c'è una bella passeggiata, c'è la pista ciclabile. Quindi diciamo che facciamo un po'... facciamo un po' di cose oggi, ecco. Niente, comunque qualche cosina cerco di farvi vedere piano piano, vari spezzoni, quello che riesco, perché... e niente, adesso recupero le ragazze e andiamo. Non so dove siano finite. Ali? Trovate. Allora, qui ci sono gli archi e lì in mezzo c'è Giorgia che sta provando. E intanto noi facciamo un giro, una passeggiata, lì c'è anche Nicole. Poi lì ci sono i giochi, ci andiamo dopo. Però adesso andiamo a fare solo una passeggiata. Quello lì è il fiume Barmida. Giana, stai attenta, eh? Luisa! Lei fa da sola, lei è indipendente. Lei va dove vuole. Via. Il bello dei bambini è che quando si stancano... Stiamo andando un po' avanti nella passeggiata, abbiamo visto questo cagnolino sul tetto e poi da qui si vede bene il Barmida. Ovviamente non è un fiume dove adesso si può diciamo balneare, però comunque è molto carino, visto? Poi c'è un sacco di verde. Per la mia allergia non è il massimo, devo dire, ma si fa ciò che si può. Dice la mamma. Che bello! Wow! E non filmo troppo perché ci sono anche bambini non miei. E quindi... Siediti!
Piano Luca, attento Luca, attento! Vai, vai! Perché è stata una giornata difficile, ma siccome è un argomento molto molto delicato ne parleremo poi in un altro momento, perché secondo me è un argomento appunto molto delicato e ha bisogno di, diciamo, di uno spazio tutto suo, ecco. E niente, ho poi accompagnato Manuel perché lunedì e sabato non sono scesa a fargli l'abbonamento e non poteva muoversi neanche la mamma, e quindi l'ho accompagnato. Adesso, se la mamma poi stamattina riesce ad andare fino lì al Movie Center per farle l'abbonamento e portarglielo, poi oggi pomeriggio che scendo le porterò i soldi. E poi adesso sto tornando a casa. Pia dormiva ancora come un ghiro perché ieri pomeriggio si è addormentata tardi, e poi quindi ieri sera poi non aveva sonno, si è addormentata che era luna. Cioè, vi lascio immaginare come sto stamattina. La giornata qui è un po' così così stamattina, è un po' nuvolo, c'è il sole, sotto c'è l'azzurro, ma ci sono anche le nuvole, e quindi niente. Io adesso vado a prenderli, loro prendono poi il pulmino, accompagniamo Giorgio e poi io e Pia torniamo a casa per fare i lavori. Oggi cercherò, cioè oggi non cercherò, andrò poi avanti, quindi le camere sono ancora in ordine, devo solamente fare i letti e quindi sistemare magari, non so, tipo le ciabatte vicino ai letti, perché loro quando poi si cambiano le lasciano sempre un po' sparse. Ma per il resto è ancora veramente in ordine, sono stupita e sconvolta. E oggi volevo andare avanti appunto a fare altri pezzi di casa,
in modo che poi, quando sarà il momento, come vi dicevo nella diretta, fare proprio tutte le cose, di fare tutti gli spostamenti, ci sia il meno possibile in giro. Infatti stiamo portando giù tutto e dividendo quelle robe che sono da buttare, invece le robe che devo controllare o tenere. E l'unico posto per avere casa vuota è portarle di sotto in cantina. Quindi poi bisognerà andare di nuovo anche avanti a pulire lì, perché ovviamente se prendi e parti giù e poi diventa in ordine. E quindi niente, con la speranza di queste giornate belle, magari di meno compiti, visto che siamo ormai alle ultime battute della scuola, fortunatamente. Magari al pomeriggio loro non hanno compiti, quindi possiamo uscire e fuori, mentre loro giocano, io posso mettere un po' a posto lì. E niente, vabbè, sono quasi arrivata, quindi io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un vlog con pulizie annesse, e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.